Ciao Davsim, dobbiamo parlare della stella all'Allianz Stadium dedicata ad Antonio Conte. Ma prima un piccolo suggerimento. Il tifo è spesso una passione molto costosa. Hai mai pensato di mettere da parte un gruzzoletto? Io lo sto già facendo grazie a Gimme 5, la prima app che ti consente di mettere da parte un po' dei tuoi soldi ogni volta che vuoi con un semplice tocco sul tuo smartphone. Come funziona? Una volta al mese la somma che hai risparmiato viene investita, mediante bonifico bancario o RID, nel fondo prescelto, che è diversificato in base al rischio che sei disposto ad accettare. In ogni momento puoi aggiungere altro risparmio o rimborsare quello che è stato già investito. Così puoi crearti un bel gruzzoletto che ti potrà essere utile in futuro, magari per andare all'Allianz Stadium. Il tutto partendo da soli 5 euro. Puoi infatti sfruttare il promo code JUVE5 per avere un welcome bonus del valore di 5 euro. Per utilizzarlo basta scaricare l'app dalla descrizione sotto questo video, accedere, inserire il promo code e completare la procedura di sottoscrizione, aspettando poi i tempi tecnici di attivazione dell'app. Dopodiché il tuo welcome bonus da 5 euro sarà attivo sul tuo account e potrai aggiungere altri risparmi o rimborsare quanto hai già. Gimme 5! Ma soprattutto della petizione che sembra stia girando per chiedere e magari ottenere la rimozione di questa stella. Perché? Perché Antonio Conte è andato all'Inter, sta per andare all'Inter, sta per essere praticamente ufficiale. Ormai lo sanno tutti, è una cosa che manca appunto soltanto del sigillo dell'ufficialità, dell'annuncio. E allora Conte all'Inter diventa un prescritto e tutto quello che diciamo sempre degli interisti dell'Inter. È chiaro che la rivalità tra noi juventini e interisti è innegabile, è anche insormontabile, pur rimanendo in un ambito strettamente calcistico e senza travalicare in qualcosa di violento, di aggressivo e di, diciamo, socialmente pericoloso. Siamo semplicemente tifosi di due squadre inconciliabili tra di loro. Ma Conte non è il primo e non sarà l'ultimo juventino ad andare all'Inter. E sì, juventino, perché Conte non è stato soltanto un grande giocatore della Juventus e un grande allenatore della Juventus, ma è anche uno juventino. E proprio come juventino, nel senso proprio di tifo, insomma, di fede, ma proprio di questo dobbiamo anche parlare, cioè dobbiamo parlare di quello che è stato Conte per la Juventus e di quali sono i criteri che sono stati utilizzati per assegnare la stella all'Allianz Stadium. Mi sono un po' documentato, potrei dire delle inesattezze, ma credo e spero di no. Nel caso, chi è più informato di me su questo mi potrà correggere nei commenti. Innanzitutto, le stelle all'Allianz Stadium sono un elemento scenografico, un elemento, diciamo, di grafico, sì, dell'Allianz Stadium, che sono state scelte per appunto dare una simbologia legata alla storia della Juventus, per costruire l'Allianz Stadium sulla nostra storia. Un'iniziativa ovviamente datata 2010-2011, cioè il momento conclusivo di costruzione del nuovo stadio. E proprio all'incirca nel 2010 è arrivata questa selezione, questa anzi votazione di chi doveva avere la stella, a chi doveva essere dedicata la stella all'Allianz Stadium. Furono proposti 100 nomi in base a dei parametri oggettivi. Chi aveva almeno 150 presenze all'epoca con la maglia della Juventus, chi aveva almeno 100 gol, tutti i palloni d'oro e diciamo altri criteri, tutti i capitani a quanto pare e pochi altri criteri oggettivi. Da questi 100 nomi, i members sul sito della Juventus e i membri dei club doc andarono a votare per sceglierne 50 e le stelle infatti sono 50 sull'Allianz Stadium. Dovrebbe essere questo. Tra le stelle c'è Conte, perché? Perché Antonio Conte ha 420 presenze con la maglia della Juventus da giocatore, che significano 30.446 minuti, fonte Transfermarkt, 30.000 minuti ed oltre. Come si fa a negare la stella ad uno che ha giocato così tanto tempo con la maglia della Juventus addosso, oltre ad essere un tifoso juventino? Non solo, ma da allenatore ha collezionato 134 panchine, che potevano essere di più qualora non fosse stato condannato, come ricorderete, e non fosse stato sostituito da Massimo Carrera, che sono state 90 vittorie, 31 pareggi e solo 13 sconfitte. Conte ha conquistato 301 punti, cioè 2,25 punti in media a partita. Qualcosa di pazzesco, oltre ai trofei che ha vinto e ci ha fatto vincere e che ha vinto anche da giocatore, tra cui la Champions League. E allora perché chiedere la rimozione della stella di Antonio Conte? No, questa cosa mi fa ridere, mi fa sorridere, perché c'è anche un discorso politico dietro. Perché i primi nemici di Antonio Conte nella tifoseria della Juventus sono tendenzialmente i primi amici di Massimiliano Allegri, cioè
ci sono moltissimi tifosi che non stimano Conte, ma stimano Allegri. E quelli che stimano Allegri sono spesso coloro che hanno bacchettato altri tifosi circa l'irriconoscenza nei confronti di Massimiliano Allegri. E allora io mi chiedo, vi chiedo, ma non è irriconoscente nei confronti di Antonio Conte volergli negare la stella che lui ha meritato? Tra l'altro, non è la prima volta che si chiede, che si propone la rimozione della stella dedicata ad Antonio Conte. Lo si è già fatto nel 2014, quando ci abbandonò. Io capisco che quello fu il momento di minimo storico di credibilità per Antonio, di Antonio Conte nella tifoseria della Juventus. Fu il momento peggiore per lui a livello anche di stima. Però addirittura andargli a negare la stella quando ci aveva appena fatto vincere il terzo scudetto consecutivo mi sembra veramente un'esagerazione. Lo era all'epoca e lo è adesso, ma vi dico che nel frattempo ne sono successe altre, perché anche ad Angelo Di Livio si era proposto di rimuovere la stella dall'Allianz Stadium nel 2015. Perché? Perché aveva detto che di essere romanista, aveva svelato di essere romanista. Ma va, non lo sapete che nel calcio non, il tifo e la professione non vanno sempre di pari passo? Sono pochi, anzi, i casi di giocatori, allenatori che fanno il tifo per la loro squadra che gli dà da mangiare e per la quale lavorano alla fine, anche quando ci sono delle storie d'amore bellissime come delle rare bandiere che abbiamo conosciuto nel calcio italiano e non solo, che sono legate alla stessa squadra per anni o decenni. Anche in quel caso sono rari i casi in cui c'è anche il tifo che accompagna la professione. Al di là di questo, e non è un requisito quindi tifare per la squadra per cui si lavora, ma credo che bisogna in ogni caso guardare all'aspetto oggettivo. Poi è chiaro che se qualcuno addirittura fa la guerra, tra virgolette, alla Juventus, se ne può anche discutere, ma non ho visto persone che hanno la stella all'Allianz Stadium fare la guerra alla Juventus, neanche Antonio Conte, che semplicemente se n'è andato, stop, non ha fatto nessun danno alla Juventus, tranne lasciarla a piedi in quel frangente. Ma la Juve si è ripresa, è andata avanti, abbiamo continuato a vincere appunto con Allegri. E quindi e qui viene anche il discorso Allegri, perché se siete pronti a togliere la stella all'Allianz Stadium ad Antonio Conte solo tra virgolette perché è passato all'Inter per una scelta professionale che dobbiamo assolutamente concedergli, sarete pronti a negare anche l'eventuale stella Massimiliano Allegri, che non so se verrà aggiunta perché al momento sono comunque 50, ma in un futuro in cui dovessero essere aggiunte nuove stelle se la meriterebbe tutta Allegri per questi 5 anni in cui ci ha portato 11 trofei e è stato uno dei recordman come allenatore nella storia della Juventus. Quindi che facciamo? Se poi nel frattempo Allegri va a allenare pure lui l'Inter o magari, non so, il Napoli, gli togliamo la stella? Non sarebbe anche quella appunto irriconoscenza? Quindi mi fermo qui, vi lascio lo spazio dei commenti per le vostre considerazioni e opinioni su questa petizione, se l'avete firmata, se l'avete vista, se vi ha fatto storcere il naso, se siete d'accordo con la mozione presentata, se invece volete che a Conte resti assolutamente dedicata la stella all'Allianz Stadium, e quindi ci confrontiamo nei commenti qui sotto. Grazie per aver guardato, in descrizione trovate il link al mio sito avsim.video che vi serve per contattarmi in privato e se volete chattare con me. Ci sono anche poi tutti i link per seguirmi sui vari social, seguitemi soprattutto su Instagram. Mettete like al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche sui prossimi video che usciranno qui. A presto e sempre forza Juve!